al Campidoglio qui a Roma. È in corso una manifestazione dei lavoratori degli appalti scolastici, li avevamo già conosciuti qui a Tagadà un paio di settimane fa di fronte alla sede della CGIL. Sono gli uomini e soprattutto le donne che cucinano nelle mense scolastiche, che puliscono le scuole, che forniscono il trasporto ai disabili. La piazza è strapiena, forse la puoi vedere. Sì, la vediamo bene, vediamo anche che non c'è distanziamento, questo mi sembra francamente evidente. Direi di sì, Tiziana. Si tratta in totale di 5.000 persone, qui ne erano attese 300, ma occhio e croce, sono molte di più. L'abbiamo raccontato, loro sono uno degli anelli deboli, forse l'anello più debole di quello che sta succedendo per tante ragioni. Sono i primi ad essersi fermati il 5 marzo, prima del lockdown. Per il tipo di contratto che hanno, già non è stato normale, non percepiscono lo stipendio, non avranno diritto a nulla quest'estate. E poi c'è la questione della cassa integrazione in deroga, che la maggior parte di loro non ha ricevuto, e anche chi li ha ricevuti ha avuto degli stipendi che sono francamente, insomma, poi ve lo raccontiamo. Ti farai vedere quello che scrivono qui, c'è questo cartello, chiedono risposte, lo vedi, hanno gridato fino adesso vergogna, l'indirizzo della sindaca Raggi, che è la stazione appaltante che gestisce il loro caso, hanno cantato l'inno d'Italia e stanno arrivando ancora tante persone. Va bene, adesso torno da te più avanti, sempre restiamo a Roma, ma andiamo alla Roma dei Palazzi.